Irresistibile. It's all for me. We all do fine. This right of morning. It's all for you. Love is all we need. Longing to share. La Lazio è campione d'Italia. È finita! La Lazio è campione d'Italia! Grazie, buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione straordinaria del processo. Avete visto nelle immagini travolgente e mozzafiato di poche ore fa il finale di campionato, più irresistibile, più esaltante, più impensabile, più emozionante, al limite del collasso dell'intera storia del calcio italiano dalle origini ad oggi. Dopo un'annata di polemiche ferocissime, di assalti al palazzo del governo, di sospetti, di accuse, di denunce, di veleni, di lacerazioni e violente battaglie sul mondo arbitrale che hanno trovato, lo devo dire, con orgoglio, puntualmente e coraggiosamente, contro tutto e tutti, spazio e forza in questo appuntamento ventennale con voi, si è arrivati alla conclusione meno prevista e più clamorosa. La Lazio campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia, la Juventus vinta, beffata e umiliata. Tra poco, in questa edizione anticipata del processo, di cui per la verità avevo fiutato, lasciatemelo dire, perché gli anni sono tanti di milizia giornalistica, la necessità e l'importanza, seguiremo appassionatamente il racconto spietato, incredibile, del sorpasso della Lazio sulla Juve e del suo scudetto strepitoso, esaltante, lo dico senza mezzi termini, storico, che coincide, guardate il caso, con il centenario della gloriosa società biancazzurra. E metteremo a fuoco le accuse del popolo juventino, che già avanzano moltissime e sono proteste forti. Il popolo juventino addolorato e schiantato dalla delusione per l'arbitraggio di Lazio Regina, mettono sotto accusa i due rigori dati alla Lazio e per il modo e i tempi, dicono loro adesso però non quando si è giocato, in cui si è giocato il secondo tempo di Perugia-Juventus. Insomma, cavalcheremo come sempre con onestà, correttezza, imparzialità, sempre al di sopra delle parti, un finalissimo di campionato all'insegna del giallo, che non trova riscontro nella storia, ripeto, secolare del calcio italiano. Parleremo anche dello spareggio tra Inter e Parma per l'UEFA, della qualificazione europea della Fiorentina, una grande Fiorentina, ai danni dell'Udinese, e ci sarà spazio, come al solito, per le bombe di Mosca. Questa sera ve le raccomando ancora più scoppiettanti del solito. Campione della Juventus, Umberto Colombo. Il direttore Buonasera. Dell'Udinese Calcio, Pierpaolo Marino. Buonasera. Il collaboratore del giorno, La Nazione. Grande tifoso della Fiorentina che, come tu ricordavi, ha centrato in questo rush finale l'Europa senza dover andare agli spareggi. Poi abbiamo Ilario Di Giovomotmelli. Buonasera. Ecco, ad evitare equivoci vi dico subito che io rispetto profondamente la vittoria della Lazio. Però la settimana scorsa avevo detto che era stato vergognoso e scandaloso il modo col quale la Juventus aveva battuto il Parma. Oggi dico con altrettanta convinzione che è scandaloso e vergognoso, irregolare, il modo con cui la Juventus ha perso a Perugia. Non c'è dubbio. Perché se parliamo di regolarità di campionato, se parliamo di regolarità di partita, non è certo il modo migliore per far concludere l'ultima e decisiva partita del campionato in quella maniera. Ma non c'è dubbio su questo, lascia stare che poi sia stata rocambolesca, che oggi è successo di tutto, neanche il miglior Hitchcock sarebbe riuscito a fare una regia del genere, perché chi è che pensava il diluvio a Roma, tutto quello che è successo. Però oggi, se parliamo di regolarità, oggi è stata fatta una partita irregolare. Oh, ma irregolare perché, Mauro? Ma irregolare perché non si sta fermi 84 minuti in una partita chiave. Non si può sapere collina, perché, ma lascia perdere. L'ho vissuta io personalmente una partita del genere.
Sampdoria Pescara. Dopo 84 minuti? Ci fu un'invasione di api nella porta del Pescara. Ricordo il compianto presidente Mantovani che si adoperò per far arrivare i vigili del fuoco. E noi cominciamo il secondo tempo delle partite, della partita che poi si concluse regolarmente con un pareggio 1-1. Allorquando le altre squadre avevano già concluso le partite. Collina avrebbe sospeso. Però il terreno di gioco, poi hanno levato le api e regolare. Lascia stare che poi la Juventus si è accoppiata, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Che è un altro discorso, che ha perso 9 punti, 10 punti dalla Lazio nell'ultima gara. Collina ha avuto paura. Perché Collina si capiva chiaramente che avrebbe sospeso la partita. Non l'ha sospesa perché se l'avesse sospesa le avrebbero detto "Certo, fa giocare la Juventus 3 giorni dopo, il campo tutto bello verde, tutto bello tranquillo" e l'avrebbe favorito. Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Che poi, ripeto, la Lazio abbia rispetto profondamente lo scudetto della Lazio è un anno. Scusa Maurizio, però ti posso dire una cosa, sta Colombo, perché devo dare la parola a Pagli, però ti voglio dire una cosa. Ma è un anno che mi parlate lunedì di regolare o di non regolare. Lunedì scorso, allora, però hai detto. Regolare, no, diciamo, scusa, regolare. Scusa, no, un momento, Ti devo dire che è regolare. Un momento. Ti devo dire che è regolare. Ma che cosa è regolare? Menicucci, ti do la parola io, non cominciare a parlare senza la parola. Maurizio, lunedì scorso. No, io ti parlo. No, scusa, rimani, ti do la parola io, non parlare senza che ti dia la parola. Lunedì scorso, tu però hai detto, infervorato, cioè, è uno scandalo se la Juventus vince il campionato. Ma scusa un momento. No. Poi adesso mi dici. No. Due partite. No, io non ho detto che è uno scandalo che la Juventus vince il campionato, no. No, io ho detto, era stato uno scandalo la maniera con la quale la Juventus aveva vinto la partita con il Parma, perché quell'episodio di Cannavaro è stato vergognoso. Questo lo ribadisco. Altrettanto, con altrettanta convinzione, dico, la partita di oggi è stata irregolare. Maurizio, Maurizio. Ma quello è un altro discorso, perché ha fatto 3 gol. Maurizio, ha fatto 3 gol, cosa stiamo a discutere? Come no, ha vinto 3-0 Lazio, cosa vuoi discutere? Ma la suddivisione psicologica è finita a Roma, è finita. Comunque la Lazio ha vinto 3-0, la Juve ha perso 1-0. Lasciamo stare il discorso tecnico, perché allora la Lazio doveva giocare 90 minuti, doveva giocare. Allora abbiamo cominciato con Colombo, lo sconfitto della Juventus, se no con i vincitori Menicucci, e poi la parola a Paglia. No, lui fa un ragionamento logico, nel senso che la discrezionalità dell'arbitro è stata messa sul terreno di gioco in questo momento, perché le regole dicano questo, che lui può aspettare quanto vuole. Sì. Ha ragione anche Maurizio a dire però che 86 minuti sono tanti, però non siamo fuori le regole, e siccome in questo momento chiariscilo questo, non siamo fuori le regole, perché per le regole e la discrezionalità dell'arbitro che ha in questo momento, l'arbitro ha, poteva farlo giocare anche dopo 2 ore. Dopo, ora, no, ipoteticamente si potrebbe far tutto. Gino, però, che partita è? Rispondimi, che c'è partita Maurizio, è. Maurizio, quando le due squadre stanno ferme, ma non mi fermi 84 Maurizio, minuti, ma mi che sembra, partita diversa. Maurizio, ma quando siamo entrati? La Juventus è Maurizio, stata messa scusa, in una condizione Maurizio, nervosa, psicologica e figa, Maurizio, irregolare. Ma mi levi, Maurizio, ma quando siamo entrati? Irregolare. Maurizio, ma, non mi, ma quando siamo entrati? Quando siamo entrati qui dentro, prima della trasmissione, mi sembra di averti detto anche io queste cose a te. E allora perché ti dici il contrario? No, ti dico il contrario perché per la regola, siccome bisogna parlare di regole quando ci troviamo... No, vabbè, ma tu parli di regole, noi parliamo di situazioni. La regola Aldo. È che lui ha la discrezione di aspettare, devi dar la colpa a chi ha messo una discrezionalità così esagerata. Aldo, ti do subito la linea, perché figura di Roma questa sera. Sì, no, io volevo Aldo. Come giusto, però scusa Franco, fatemi dare prima il televoto, perché questa è una visione straordinaria, me ne ero dimenticato all'inizio. Gigi Meloni, rapidissimo. A Gino Menicucci, abbiamo parlato della discrezionalità in questo caso di Collina. Volevo chiedere a Gino, le due società, qualora non fossero state d'accordo a riprendere il gioco, o una delle due società, potevano fare qualcosa? Porre una riserva? Assolutamente no. Perché non si fa accompagnare dai capitani, perché è una persona, perché l'arbitro deve far così. Però è lui solo che decide se la gara continua o se la gara smette. Ma le società hanno accettato. Non devono mettere bocca, capito? Collina non voleva continuare la partita, lo si vedeva in ogni gesto.
in ogni gesto, in ogni gesto. Sì, Maurizio, ma se non voleva. Fate parlare adesso me. Non voleva, non voleva. Sì, ma come non voleva? No, se non voleva, fischia tre volte e viene a casa, Maurizio. Ha avuto anche umanamente, giustamente, quello che ti pare, paura di favorire la Juventus. No, certo, no, certo, perché dopo 86 minuti, dopo 86 minuti, come dice allora, la parola ha avuto paglia. Questo, ma questo si dice in Italia da parte del popolo juventino, poi c'è tutto il popolo laziale al quale si è unito tutto il popolo juventino. Allora, Guido Paglia, poi Melli. Vorrei sentire da Melli se il campionato è passato ancora. Ora che la Lazio ha vinto lo scudetto, eh? Allora, so, l'idea? Caro Melli, Non riuscirete in nessuna maniera a sporcare questo scudetto no, della Lazio. Bravo Guido! È inutile con queste polemiche. Io vi voglio dire una cosa soltanto, tanto per cominciare. Quando doveva cominciare il secondo tempo della partita, noi abbiamo avuto dei contatti con l'arbitro, il quale ha chiesto di sapere qual era l'orientamento della Lazio, perché era pronto anche a tenere sospeso il secondo tempo della partita Lazio-Regina. Guido di questa notizia, perché secondo, non è uscita finora ed è esclusiva. Grazie. Loro, l'arbitro ci ha fatto sapere qual era il parere della società. Il direttore sportivo Pulici è venuto in tribuna autorità, ha chiesto al presidente e il presidente ha detto: noi possiamo ricominciare tranquillamente a giocare. Quindi a dimostrazione del fatto che noi non tenevamo niente e non volevamo condizionare. Quanto poi al fatto che Collina, non lo so, ha fatto una dichiarazione tipo De Santis la scorsa settimana, in cui noi abbiamo scoperto questa cosa che non voleva assolutamente, a me pare che Collina abbia aspettato tutto quello che era il tempo regolamentare, sì. Ed essendo un arbitro molto corretto, non è andato al di là di quelle che erano i suoi poteri. Ha aspettato fino al momento in cui la palla è rimbalzata. E allora, a termini di regolamento, ha fatto ricominciare la partita. Quindi le chiacchiere da questo punto di vista stanno a zero. È un discorso assolutamente pretestuoso. E comunque non riesco a capire perché questo dovrebbe essere irregolare il fatto che ha giocato con tanto... È sconcertante il fatto che sia venuto un incaricato in tribuna a chiedere al suo presidente se voleva ritardare la partita. E io sono rimasto allibito. Ma perché doveva ritardare? Allibito, perché al Venezia non sarebbe mai arrivato nessuno a chiedermi a me se voleva continuare la partita. Ma ce la siamo inventata noi? La regola di fare iniziare le partite contemporaneamente l'abbiamo inventata noi? Questa regola non esiste nel momento in cui ci sono delle cause di forza maggiore. Cioè quello che si è visto oggi non si era mai visto prima. Io voglio dire solo questo, prima premessa, se no tutto quello che si dice dopo sembra, cioè dico, è straordinario ed è la forza straordinaria del calcio è che si sia concluso il campionato con la vittoria della squadra migliore, che è stata la Lazio dal prima all'ultima giornata, e questo è veramente incredibile se si pensa a tutto quello che è successo, e oggi ne abbiamo avuto un corollario. Del calcio anche di quelle componenti che hanno criticato, che hanno denunciato, che hanno fatto botte e risposte, che hanno messo, che hanno parlato di quello che succedeva anche nel palazzo. Anche questo ha avuto una sua influenza, certamente ha avuto un'influenza clamorosa. Lo scandalo di domenica scorsa su quello che è successo oggi, perché se domenica scorsa non fosse successo quello che è successo, sicuramente oggi non avremmo visto quello che abbiamo visto. E questa è una vergogna, sarebbe. E questa sarebbe una vergogna. E la Lazio non ha vinto il campionato perché ci sono stati degli accomodamenti a Perugia. Questo non lo può dire, perché lei dice questo senza volere. No, io dico sì, quello che dico, non quello che pensa. Senza volere dice questo. Perché no. la Lazio non c'entra niente, no, ha capito, in questo caso. Infatti è esattamente quello che ho detto io. Lei ha detto sostanzialmente una cosa, lei ha detto che se non fosse successo i fatti di Torino, probabilmente a Roma, a Perugia si sarebbe comportato differentemente. Questa è una cosa grave. Per me è una cosa grave, quello lo dice lei. Io lo dico io, sì. Penso che oggi c'era il terrore che succedesse qualche altra cosa di irregolare. C'era il terrore. Alla fine non si è fatto vincere nessuno, perché il Perugia ha vinto meritatamente. Certo. La Juventus ha avuto un tempo per recuperare e non ce l'ha fatta. Guardi Medicucci che poteva segnare anche la Juventus. La Juventus poteva segnare, non ha segnato, perché non si è fatto. Però il terrore di far vincere la Juventus ha provocato una serie di cose
anomale, diciamo, non, certo, non irregolare, ma, anomale. Ma non la volontà, lei deve dire che non c'è volontà da parte di Collina. No, ma Collina ha fatto il suo dovere, ma Collina, esclusivamente. Collina, ma se ci fosse stato Collina, io non spingo Pallino, per dirle, magari uno, magari una persona, però a sentire 86 minuti dice. Non aspetta, perciò non si può fare delle congetture. Come no, fa lei in questo momento? Sto facendo congetture. È il concetto di dire che, siccome, ripeto, è tutto l'anno che parliamo di regolarità o non regolarità, la situazione... No, ma lui ha detto un'altra cosa. Nella situazione... Il direttore del rigore ha detto un'altra cosa. Va bene, non l'avete chiarita adesso. Allora, ho detto, la situazione alla quale è stata messa la Juventus... Non è regolare. Ecco, io penso. Non è regolare. Io penso che. È intervenuto per far riprendere la partita. No, aspetti. Io vorrei dire. Scusami, Aldo, io vorrei ribadire. No, Paglia ha detto una cosa diversa. Io vorrei. Paglia ha dato una notizia precisa. Ha detto, secondo me, ha ragione Paglia, ha ragione la Lazio. Ha detto, visto questo finale incandescente, cosa ha fatto l'arbitro? Ha detto, la Lazio ha qualcosa in contrario. Cioè, diamo regolarità a questo campionato. No, non si può far così. No, ma lui ti riferiva all'arbitro della Roma. Dice che c'ha la Paglia, Paglia dice una cosa. Ma è Paglia lì, diamo la parola. Capire perché Paglia, scusa un attimo. Ecco di Paglia. Scusa un attimo, io sto qua. Io sono qua e devo trovare tutti quanti che interpretano le mie parole. Per forza maggiore si ritarda a Perugia. Il secondo tempo, per forza maggiore, a Roma non si poteva far ritardare. Quindi ti giocava. Si doveva giocare. Sì, però sì. Paglia ha detto una cosa. Ha ragione il presidente del Venezia. Paglia ha voluto far risaltare la correttezza della Lazio. Ha detto che siamo stati l'influenza sulla decisione. Ma è importante l'arbitro. Allora, questo qui è... L'arbitro non deve andare a chiedere niente. Tutte queste cose sono figlie della mancanza di regolarità nelle istituzioni sopra. Cioè, la mancanza di fiducia nelle istituzioni porta a questo ragionamento che stiamo facendo adesso. Ha ragione. Se ci fosse un'istituzione forte, l'arbitro non va a chiedere al presidente della Lazio se deve ricominciare la partita. Non ha chiesto, ha chiesto qual era la posizione della società. Non è vero! Scusa Camparini, Paglia ha fatto una precisazione giusta prima. Perché? Cerchiamo di capire cosa perché ha detto Paglia che l'arbitro ha chiesto e va bene. Siccome si era arrivati a questa conclusione negli ultimi tempi. Ma nel primo tempo, Maurizio. Ma lascia stare, ma cosa vuol dire? È uguale il concetto. No, il primo tempo non è uguale il concetto. Come no? Certo, è per causa di forza maggiore. Ma il concetto è identico. E come no? Sì. Comunque, no? Comunque come sia, no? Se posso dire, mi pare che ci sia comunque un clima di tensione. È un caso che non esiste in giurisprudenza. No. Quindi l'arbitro si è semplicemente comportato in maniera, secondo me, corretta. Ha visto che la partita, ha saputo che la partita a Perugia non stava riprendendo e di conseguenza ha detto, io per me posso anche riprendere, però certamente poi quella è una partita che se riprende, se riprenderà, perché in quel momento non si sapeva, chissà quanto tempo si concluderà dopo questa. E quindi, secondo me, con grande buonsenso, ha interpellato la società e ha detto, la società ha niente in contrario se riprendiamo il gioco. E la società ha detto, non abbiamo niente in contrario, noi possiamo ricominciare a giocare, proprio perché ci rendevamo conto... Ha interpretato quella norma che non è scritta, che è quella del buonsenso. Ma non c'è neanche la norma per cui bisogna cominciare allo stesso momento. Ma sì, perché la Lazio era l'unica società interessata al risultato... Era l'unica società interessata al risultato di Perugia. Siccome la Lega aveva stabilito questo meccanismo garantista di far cominciare e finire le partite simultaneamente, l'unica società a cui andava chiesto il consenso per la ripresa della partita era la Lazio. E l'arbitro ha fatto una cosa giusta. Tra l'altro voglio precisare un'altra cosa, che la Lazio non ha ricominciato subito la partita perché forse Paglia non ha ricordato un precedente. Cioè tutte le società di calcio, qui c'è Zambarini con il presidente delle società di calcio, hanno concordato, specialmente per quanto riguarda le partite interessate ai vari possibili spareggi, Scudetto, Champions League, Coppa UEFA, di cominciare simultaneamente le partite e di finirle soltanto con la variazione del recupero, cioè una partita poteva finire dopo 2 minuti di recupero, un'altra dopo 3. E si è stabilito il collegamento attraverso cellulare. Cioè c'è stata questa linea mobile, pronto? Siamo pronti? Allora, la Lazio correttamente cosa ha fatto? Scusami, quando non cominciava ancora la partita di Perugia-Juventus, la Lazio si è fermata perché Borriello ha preso istruzione, che devo fare? Aspettate,
Aspettate, la Lazio con quanti minuti di recupero sul previsto è partito il secondo tempo, Guido? È partito con più di mezz'ora di ecco, di capisci? Sì, ma comunque, ma io comunque vorrei dire una cosa. Io vorrei dire... comunque non aveva molto senso. Io vorrei dire... Scusa, Aldo, vorrei dire semplicemente una cosa. Che senso aveva? Il signor Collina ha violato dei regolamenti facendo riprendere la partita? No. Allora, la domanda è molto semplice. Ha violato dei regolamenti? No. Risulta che il pallone non rimbalzasse quando l'ho approvato al momento in cui l'ho approvato? Se voglio andare a cercare la fossa, ma io la trovo. Un interrogatorio. Io non lo dica così, perché se io voglio trovare la fossa, la trovo. La butto dentro. Ma non diciamo fesserie, abbiamo visto partite che si sono giocate con dei campi 10 volte peggio. Che lei ha ragione, che Collina ha fatto il suo dovere, però non andiamo oltre, perché io la palla la posso alzare dove voglio io, arbitro. Se la può alzare dove c'è l'acqua, la palla non rimbalza. Poi vedremo questi rimbalzi. Guardi, noi abbiamo giocato, io ricordo, abbiamo giocato una partita a Venezia che non aveva niente con il gioco del calcio, con metà dello stadio ghiacciato. Il presidente Zamparini se lo ricorderà sicuramente. Eppure non abbiamo detto nulla. La partita si è giocata e Dio sa se quella era una partita giocata su un campo regolare. Aldo, Guido, ti darò la parola subito, voglio precisare. Ilario Di Giambattista è qui in veste di direttore di Radio Radio, che è una radio, come ha detto lui, tra le più diffuse. Io sono lieto di averlo qui. Quando fa un appunto e esprime la sua opinione, e la può esprimere. Quindi Maurizio, ti prego, spudorato, non usiamo i termini personali. Di che non condivide la sua tesi, perché qui ognuno deve avere, ospitalità. Scusate, è stato lui che mi ha dato del villano. Lui ha detto, mi aspettavo. È stato lui che inizialmente mi ha dato garofatamente. Allora, ritiriamo gli aggettivi, Rimane la sostanza. Io risposto con molto garbo. Rimane la sostanza del discorso di Giambattista. Lo studio di Milano è convinto che il campionato è regolare e che la Lazio l'ha vinto regolarmente. Rispondete in coro. Sì. Oh, e facciamo un applauso allora. Di che cosa stiamo parlando? Allora festeggiamo questa Lazio. Allora, io non sono d'accordo. Allora, scusate, Pasqualini adesso è meglio, lo rinvia al prossimo c'è anche turno. C'è anche il maestro Zeffirelli che voleva dire. Io non sono d'accordo perché prima il campionato regolare. Zeffirelli e Melli subito dopo. Abbiano pazienza perché c'è un po' di pubblicità. Pasqualini, subito l'intervento, poi un po' di pubblicità e poi riprendiamo. Per dire con molta serenità che è stato questo duro tackle romano a mettere in discussione quello che qui non si aveva affatto intenzione di discutere. Certo. Io lo dico, spero con poi con non l'avrei permesso io diverso. Di mettere ombre su uno scudetto qua, per il quale si è congratulato anche Umberto Agnelli, presidente della Juventus. Tutto qui mi è sembrato eccessivo. Eccessivo lo spirito polemico di Ilario. La polemica, voglio dire, questo mi è sembrato davvero commissione, non abbiamo paura delle eccessivo. Polemiche, a patto, ripeto, che si rispettano sempre le persone. Le tesi si possono contraddire con qualunque forza possibile. No, con forza dire questo da Juventino, che la Lazio ha meritato di vincere. Oh, allora applaudiamo Colombo. Ha per i suoi giocatori e per Eriksson, che sono stati veramente bravissimi. È la Lazio. Meglio del seguito. Oh, lo dice pure Colombo. Allora... Quindi adesso la nostra pubblicità preceduta dal nostro grande... Mi dicono che attorno alla nostra sede si agitano le bandiere, i clacson in segno di festa alla sede di Roma di Via Novara, ed è giustissimo, perché è un trionfo meritato, non annunciato, ma meritato. La Juve resta gloriosa anche con 25 scudetti, non è che ne servissero 26 per renderla ancora più gloriosa. Io voglio anche, me lo consentirai Aldo, concedere l'onore delle armi agli assenti, naturalmente in maniera scherzosa, in particolare a Corno. Perché... Corno viene tra poco, arriva. Tra poco, ecco, arriva, vabbè, però glielo dico poi, non so se glielo dovrò ripetere, ma glielo dico adesso. L'altra settimana so che si sono offesi e si è offeso soprattutto Elio per una mia parola. Che penso non è arrivata qui, altrimenti ti avrei risposto io per le rime e ti avrebbe risposto con ecco, però no, ma io in chiusura di campionato voglio precisare che io intendevo dare a quella parola un altro significato. È questo tipo perché Corno certamente è al servizio del giornale, è al servizio delle sue idee, è al servizio del suo lavoro e della sua professione come un milite che serve la patria. Perfetto. Ma
Ecco, detto questo rispondo anche a Colombo, che ha avuto un inizio come al solito poco felice. Mi ha chiesto Colombo: il campionato adesso è regolare? Rispondo: il campionato è il meno possibile, il meno irregolare possibile, perché c'era nell'aria, negli ambienti, credo anche negli stessi ambienti juventini, la sensazione che il calcio, perlomeno questo nostro calcio italiano, stesse attraversando un periodo di crisi irreversibile. Io credo che con il verdetto di oggi, non è che il calcio abbia risolto i suoi problemi, vedo Zamparini che mi guarda un po' in cagnesco. No, no, Zamparini calcio vuole dire proprio questo, Zamparini è di quest'idea, diciamo, adesso la soluzione è la più onesta possibile sul piano dei meriti e della sportività, ma restano tutti i problemi, come dicevo tutto tu, il calcio non ha certamente risolto i suoi problemi, che sono tanti, che sono ormai irrimandabili, però io credo che se noi stasera facessimo un po' un inventario anche delle persone e soprattutto delle persone neutrali, io credo che vedremmo una certa soddisfazione, non per come è andata a finire, ma perché c'è stato un aggiustamento oggi, c'è stato un tentativo, secondo me, coraggioso e direi anche importante. Scusa Franco, però precisiamolo, perché quando dite aggiustamento, poi scatta aggiustamento, me ne dici. Ma giustamente poi si pensa a una combina per salvare il campionato. Ma guarda, fa male alla Lazio così. Aldo, io per aggiustamento intendo di che c'è stata la giustizia divina. Diciamo che la giustizia divina, che poi c'è stata pure quella, Laddove non possono gli uomini, agli aggiustamenti provvede anche il destino. Io credo che oggi abbia provveduto il destino, perché è chiaro che è un campionato che finisce allo sprint, è sempre un campionato che può lasciare dei rimpianti in chi lo perde. Tra l'altro non dimentichiamo che la Lazio oggi si è servita della stessa procedura che l'anno scorso era stata costretta a sopportare, quindi credo che il merito sia ancora maggiore, perché a differenza della scorsa stagione, dove ci furono situazioni francamente inaccettabili, quest'anno siamo tutti convinti di una cosa, che Lazio e Juve meritassero pur nel caos in cui abbiamo vissuto, con partite deformi, sbagliate, interpretate male, no, però siamo scorso Perugia-Milan è stato, hai detto qui nelle puntate precedenti, Perugia-Milan poi è andato come è andato, è stato rubato il campionato. Dicevo che il Perugia ha fatto una partita regolarissima, quindi aggiustamento non ce ne sono stati. Alla guida del Perugia oggi c'era un galantuomo, forse il più specchiato degli allenatori, che si chiama Carlo Mazzone. Lo sentiremo in esclusiva al processo, che attacca, ha detto: con me c'è stata la vittoria del calcio pulito. Lo sentiremo tra poco. Sì, Aldo, vuoi rispondere un attimo, Aldo. Melli? Sì, signor Franco, Melli. Franco, ti do. Scusa Colombo, volevo solo concludere dicendo che non fa male al calcio se una volta tanto vincono anche quelli che in genere non vincono. Tra l'altro, io credo che la Lazio abbia legittimato questo scudetto attraverso una serie di successi anche in campo internazionale. Ormai ve ne dovete anche accorgere voi, soprattutto Colombo, perché credo che gli altri se ne siano accorti. La Lazio è una realtà durevole, è la squadra più importante del 2000. Questo non toglie niente alla Juventus. Io parlo come maniera di interpretare anche questa nuova maniera imprenditoriale. Adesso scusa Franco, diamo la parola a Zeppirelli, poi Colombo e Menicucci vogliono replicare a te, però prima il maestro Zeppirelli, mio amico Franco. Ciao Aldo, io non so esattamente di cosa devo parlare, perché sono per una volta fuori dalla mischia. Ecco, meglio ancora, puoi dire la tua verità. Campionato regolare, campionato irregolare, si è detto finora. Devo dire, il campionato è irregolare, lo vince la Lazio irregolare. La Lazio è stata la realtà più bella tecnicamente, quella che meritava lo scudetto. Però fino a qualche settimana, alla settimana scorsa, si è detto che però una serie di congiure, con veleni, sospetti, avevano impedito questo fatto qui.
Adesso si vede all'epilogo, all'atto finale, che questo non c'è stato. E la Lazio ha trionfato secondo giustizia, magari con un anno di ritardo, perché poteva vincere scudetto l'anno passato e l'avrebbe meritato. Franco Zeffirelli. Ma se parli tutto te, caro, io mi rimane per poco tempo. No, volevo dire che io sono per una volta veramente in pace con la mia coscienza di sportivo, perché ho visto un campionato molto interessante, pieno di lacune di ogni genere, di sospetti, e dopo, se vuoi, ne riparliamo di come certamente. Io penso che si possa ovviare a questi sospetti, come lo penso da 20 anni, come tu ben sai. E alla fine c'è stato questo, ieri era Fatima, oggi è stato il 14, è il momento di miracoli, mentre miracoli dove la giustizia. Adesso mi perdonino il Papa e tutti i grandi della Chiesa che sono talmente coinvolti in questo meraviglioso miracolo di Fatima, i misteri di Fatima, l'ho detto come battuta, Dio mi voglia perdonare, però è un fatto che ieri abbiamo visto questi miracoli, oggi abbiamo visto un altro. Tutta la vita dell'uomo è fatta di cose straordinarie che a volte succedono. Questa è straordinaria. Perché è straordinaria? Perché credo che alla fine una mano superiore abbia detto no, è giusto che questa squadra vinca, malgrado tutti i problemi che ci sono stati, le confusioni, e credo che anche nel cuore degli juventini ci sia questo sentimento, che sarebbe stato uno scudetto troppo intriso di sospetti, di ingiustizie, che era meglio che non lo prendesse. Ne hanno presi 25, non rompano più le scatole. Posso rispondere? No, e purtroppo volendo parlare di rispondo a Mosca, qui, di una sospensione di una partita, si ricordi bene di quella di Heisel, lì fu veramente una sospensione lunga e dolorosissima, e poi riuscirono a continuare la partita così che la Juventus poteva avere una delle misere coppe dei campioni. Franco, perdonami Franco, ma anche quella fu una partita, voglio dire, non mi dire che fu una partita regolare. Sì, però loro tengono ancora la coppa e ben esposta. Va bene, ma lascia stare che loro tengono la coppa, è un altro discorso. Sono d'accordo con te, sai che ne parlammo a suo tempo spesso. No, però scusa Maurizio, Franco dice, loro si tengono la coppa, quindi allora andava bene, va bene pure adesso che la Lazio si tiene stretto lo scudetto. Ma è stata vinta regolarmente la Coppa dei Campioni, con Liverpool. Delle Perugia. Beh, ma è stata vinta regolarmente, pure la Lazio ha vinto lo scudetto regolarmente. Io penso che si stia andando un poco fuori, perché sono due partite regolari. Ammiro il maestro Zeffirelli, però devo dire che il calcio quest'anno non ha fatto altro che le sorprese che ha sempre riservato nella sua storia. Se qui dobbiamo dire che quest'anno è successo. No, i veleni di quest'anno. No, io non parlo dei veleni, ma parlo dell'Inter che perde lo scudetto con il Mantova, del Milan che lo perde a Verona, oppure della Roma che lo perde con l'Inter. Ma c'è arrivato a successo quello che è accaduto tante volte nel calcio. Io dico che alla fine poi Lazio e Juventus erano le migliori squadre del campionato. Certo. E sono lì. La Lazio ha vinto meritatamente perché ha recuperato 9 punti. Io credo che il campionato alla fine ha dato i suoi verdetti, quelli giusti. Guarda, la Juventus è scoppiata, non c'è dubbio. Come era scoppiata l'Inter di Mantova, come era scoppiato il Milan di Verona. Quegli scudetti che perdi al photo finish. Oggi non sono accaduti i miracoli, Maurizio. Perché sei scoppiato, li perdi. Perché anche l'Inter di Herrera perse lo scudetto a Mantova. Ricordati che il primo... Il Milan di Sacchi a Verona. Allora ti dico. Quindi i miracoli non ne sono accaduti. Il primo responsabile. E credo anche che non sia stato Mazzone a salvare il campionato. Il primo responsabile. No, perché Mazzone ha fatto una cosa gloriosa. Credo che il campionato alla fine ha dato il suo verdetto corretto. Va bene, ma c'era un altro discorso. Perché allora negli anni passati l'ha salvato il Mantova oppure l'ha salvato... Però fino a domenica scorsa si parlava verde sono ancora. Bisogna dirlo. Io devo dire, anche al Milan quest'oggi bastava un pareggio con l'Udinese, ha vinto 4-0. No. Mi fai rispondere al signor Melli? Per cui applauso al Milan, al Perugia, allora. Però il calcio è molto più pulito di quello che si può lasciar pensare. Allora Colombo, Menicucci, Aldo, però aspetta Franco, perché mi dicono che il telefono perché c'è un pericolo che questa trasmissione si possa incamminare sui binari dell'ipocrisia, e questo non è carino proprio per il bene della trasmissione. Senta, cioè, Melli, mi lasci parlare un momento. Di quei 25 scudetti io ho avuto, diciamo, la modestia di
partecipare alla conquista tre di queste da titolare. Ebbene, io riconosco che i valori emergono sempre nel calcio. Anche allora si discuteva, c'era presidente Umberto Agnelli, c'è stato presidente, a parte che per la storia dei presidenti risulta che Beckenbauer è presidente del Bayern ed è vicepresidente della federazione. È uno scandalo. Detto questo, no, non è uno scandalo. Come no? Se le persone sono oneste e corrette possono lavorare bene. Ma per me è uno scandalo. Con questo io sono convinto che alla lunga emergono i valori nel calcio. Io nella Juventus, in quelle partite, in quei tre scudetti sono più di quelli che la Lazio ha vinto in 100 anni, io li ho vinti in 8 anni. Sempre i valori tecnici e classi sono emersi. L'incidenza del esterno. Quindi vuoi dire che adesso è emerso il valore tecnico, la Lazio certo, ha vinto giustamente. Scusi, Colombo. Ha perso perché gli ultimi 2 mesi Inzaghi e Del Piero non hanno più segnato Colombo. E forse Ancelotti non ha capito Aldo. Kovacevic. Sì, sì. Aldo. Sì, ma se avete vinto 5 partite su rigore. Aldo. 5 partite 1-0 su rigore. Aldo, ma che scusa. Dite? Se i rigori c'erano, Aldo. Cosa c'entra? Se i rigori c'erano, Colombo. Li andiamo a vedere tutti quanti. Colombo, c'è un solo responsabile nella sconfitta della Juventus. Sai chi è? È il professor Ventroni. È l'unico vero responsabile. No, le... vabbè, poi ne parliamo. No. Aldo, scusami, Aldo. Io devo spiegare perché la squadra lo fa. Aldo, non è vero. Aldo. Parliamo di calcio ogni tanto. La difesa e la mediana non ha niente da rimproverarsi. Parliamo dopo della ha Juventus. Ha giocato bene. Scusate, sono mancate le punte. Aldo. Sono mancate le punte. Non stanno in piedi. Voglio annunciare intanto che è arrivato Elio Corno. Appena nella pausa pubblicitaria si sta qui. Aldo, scusami, io volevo solo dire una cosa a Colombo. Che probabilmente lui dimentica, smentendo in maniera clamorosa se stesso, quello che ha detto non più tardi di una settimana fa, vero, e anche quando Francesco è venuto al processo, ha detto che la Lazio non doveva protestare, che doveva guardare a quelli che erano i problemi della squadra, ai propri limiti, alla gestione del gruppo, alla compattezza, tutte certo. cose che la Juventus aveva. Adesso certo. ci viene a dire che invece la Juventus ha avuto altre difficoltà. No. Allora, complimenti per la compattezza. Parliamo di calcio. La Juventus è un grande, la grande forza. No, ora lei di calcio capisce poco. No, Colombo, perché Colombo, io me lo dire, è un'opinione. Io ho detto io che mi ero permesso qualche settimana fa di consigliarle. Senta, la forza, un apparecchio per l'udito, adesso le consiglio anche una cura della memoria. Quest'anno è stato il grande complesso necessaria. Di squadra. La squadra ha giocato bene come squadra in difesa, mediana, centrocampo. È mancato nei 2 punti. Forse Ancelotti ha sbagliato. Ma questo lo sta dicendo stasera, ma la non l'ha mai detto. Sul piano Francesco, del gioco c'era. Ma lo Francesco. Sta dicendo questa sera, Colombo. Francesco, ha detto devi capire però. Fa che la Lazio si doveva preoccupare dei suoi problemi. Francesco, devi capire però. Perché la Juve andava tutto bene, adesso è cambiato il discorso. Francesco, devi capire infatti, però che la Juventus infatti, fino alla vigilia, fino all'ultimo forse minuto, fino al gol di Calori, tutta Italia diceva o spareggio o vittoria della Juventus. Io sto parlando e di Colombo. E poi le patoste fanno male, aver perso uno scudetto così, c'è anche Colombo. Allora, è mancato l'attacco l'ultimo mese. È mancato l'attacco. È mancata la squadra, no, la squadra no. Ma non stava in piedi la squadra, no. Io volevo chiudere un attimo l'intervento, se mi permettete, perché l'anno scorso, si parlò, e ve lo ricorderete bene, nel giorno della conquista dello scudetto del Milan, celebrandolo, di grande rimonta rossonera, giusto? E quindi di Lazio che non era stata capace di gestire il vantaggio, che era di 7 punti, giusto? Giusto. Sì, ve lo dico io. La Juventus aveva 9 punti di vantaggio, esatto. Giusto? Giusto. Giusto. E ancora non ho sentito parlare di questo. Ora, il mio appunto era legato al fatto che il signor Colombo, in questo caso io parlo con lui, poi non so il pensiero degli altri juventini, sia della società che tifosi, fino a questa sera non l'avevamo mai sentito. Allora questo è un discorso fatto in termini corretti, considerando che come la Lazio l'anno scorso, ed è stata anche accusata, Eriksson lo sappiamo benissimo, è vero, stato messo sotto il torchio delle polemiche, ha perso 7 punti, la Juventus ne ha persi 9, ma sì, fino alla settimana scorsa di questo non si è sentito parlare. Fino a abbiamo parlato per mezz'ora all'inizio. Allora devo dare la possibilità a Corno come di rientrare. Si fa, Colombo, perché come si fa che? Un momento, Francesco, clamorosamente, un momento, a proposito di Eriksson voglio fare anche una precisazione personale. Io ho sempre sostenuto e detto che Eriksson è un grandissimo allenatore e che è un gran signore, però ho detto anche pubblicamente in televisione che mi sembrava che avesse una maledizione, era un perdente di successo perché non vinceva. Eriksson ha colmato questa lacuna e ha vinto lo scudetto meritatissimamente, lo dico pubblicamente,
Allora, il tempo... Avevo visto bene che giorni è cambiato tutto. Avevo visto bene di anticipare il processo alla domenica. Sapevo che avrebbe scatenato tante polemiche. Allora, Calore in linea, ci sei? Buonasera. Buonasera, ecco, questo qui, momento, è il difensore del Perugia, che ha segnato il gol successo del Perugia sulla Juventus. Che è l'arcangelo Gabriele travestito da calciatore. No, ma non è soltanto questo, Aldo. Io volevo dire a Calori un'altra cosa, perché Calori l'altro anno siamo visti soffiare lo scudetto. Io sono molto contento che Calori possa oggi avere questa soddisfazione. Lo ringrazio come voglio ringraziare tutti i giocatori del Perugia, che hanno dato un esempio di grandissima professionalità, e soprattutto lui, che oggi può riacquistare una serenità che era stata messa in discussione, e penso che proprio che se la meriti. Bravo Guido, mi hai strappato le parole, però voglio aggiungere una cosa. Calori, per chi non lo sa, credo che non lo sanno in moltissimi, io per esempio non lo sapevo, che faccio questo mestiere da decenni, che Calori, mi smentisca se non è così, pensate, è tifoso juventino, è così, sì. Calori? È vero. È tifoso juventino, è un bel tifoso juventino, ha dato la sconfitta. Senti Calori, ti voglio chiedere questo. È vero che tu hai lanciato. Era uno di quegli juventini che è rimasto sconvolto da De Santis domenica scorsa. Quindi un campionato ha vinto. No, ha fatto io non vinto niente. Beh, ma l'ha fatto vincere una squadra. L'hai deciso. Allora, mi rettifico. Hai deciso il campionato di calcio 99-2000, che è stato il campionato più, diciamo, incerto, entusiasmante per le polemiche. C'è stato di tutto in questo campionato. Tu l'hai assegnato ufficialmente alla Juve, alla Lazio, va bene? Va bene. Ok. Buonasera. Grazie, pubblicità. Prego. Subito dopo. Buonasera. Michela, ci abbiamo un po' di break. E qualche Dimenti, buon consiglio? Dal palinsesto mi arrivano fulmine e saette. Sì, per rinfrescare le nostre serate estive, la telepromozione Clima Più. A tra poco. Finalmente in Italia i climatizzatori Midea, distribuiti in esclusiva da Clima Più, una vasta gamma di climatizzatori all'avanguardia adatti a tutte le esigenze. E oggi voglio parlarvi di questo straordinario modello trasportabile, ricco di funzioni, che può climatizzare un ambiente di 30 metri quadrati. Ampio display luminoso che ne facilita l'uso notturno, il telecomando multiuso, il timer di programmazione, la funzione deumidificatore e ventilatore ed una silenziosità straordinaria per la sua categoria.